Lei ha detto che i tedeschi sono stati protagonisti, giustamente, e lo ricordano quindi Auschwitz eh, più degli italiani. Lei che va spesso in Germania per ragioni di lavoro ne parla? Come accettano questo, il discorso di chi? Non manca mai il discorso, è quasi standard. Io vado in Germania per ragioni di lavoro, vado una volta o due all'anno. Io parlo tedesco, l'ho imparato ad Auschwitz. Pochi italiani parlano tedesco, soprattutto pochi lo parlano come me, cioè io ho imparato il tedesco della caserma. Dal basso e non dall'alto, non sulla grammatica e non sul vocabolario, non a scuola. E i tedeschi lo percepiscono questo. Io parlo uno strano tedesco. Mi chiedono come mai lei, dottor Levi, parla tedesco. E io rispondo subito e sempre: l'ho imparato ad Auschwitz. Col che il discorso quasi sempre si tronca. E il mio interlocutore, che di solito non conosco, non so chi sia, è un partner d'affari, è un cliente o un fornitore, tace. Tace, è molto di cattivo gusto parlare in Germania di queste cose, è una indelicatezza, una scortesia, una scortesia. insomma. Per questo, io lo faccio molto volentieri e sempre, per vedere le reazioni dall'altra parte. Qualche volta, timidamente, il mio interlocutore dice: Oh, sì, erano tristi cose, eh, malauguratamente eh, sono successe qui da noi, ma la Germania di oggi è diversa. Il che, via, non è del tutto fuori luogo. Ma non mi è mai successo di trovare. Qualcuno, un tedesco, che mi dicesse sì, e infatti io ero un nazista e non lo sono più, oppure sono un nazista e lo sono ancora. Questo no, questo non mi è successo mai. Come se eh, l'intero passato della Germania fosse stato cancellato con un gigantesco colpo di spugna. Lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Oggi come oggi, certamente no. Ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? qualunque altro paese, forse che non ci sono dei cambi di concentramento in Grecia o ci sono stati, in Grecia o in Algeria o in Brasile. Cile. E in Cile? Ci sono. Quindi perché? Anche in Italia non ci vorrebbe molto. Io eh, purtroppo devo dirlo, lo so questo, non è che lo pensi, lo so, so che si possono fare dappertutto, possono esistere, dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè una nuova... Eh, un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no, dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.